Poi tu. Ti ricordi i bei vecchi tempi? Quali bei vecchi tempi? Per esempio, ieri, l'altra settimana, quando gli alberi stavano dritti e il terreno era fermo sotto i piedi. Eh sì, quelli erano bei tempi. Gli opossum erano opossum e i mammut erano mammut. Cerchiamo di dormire. Già, domani secondo l'avvoltoio moriremo tutti. Ecco, questo si chiama rispetto. Bella. Qua giù qualcuno ama Sid. Chi è il vostro scenografo? Insomma, è fantastica. Fuoco. Ma sì, è ora che qualcuno riconosca le mie grandi potenzialità. E allora che il fuoco sia! Se i ragazzi mi vedessero ora. Questo è molto bello o molto brutto? No. Io Re Fuoco. Perché uccidere Re Fuoco? Mille anni di sfiga se tu uccidi Re Fuoco. Dal centro della Terra stanno risalendo rocce incandescenti che sciolgono il ghiaccio formatosi migliaia di anni. Siete una razza molto avanzata. Insieme possiamo cercare una soluzione. Ne abbiamo già una. Sacrificare Re Fuoco. Questo non è molto avanzato. Vale la pena provare.
almeno non tutta. Che succede? Abbiamo dormito troppo, dobbiamo andare. E se non ci fosse nessun altro, noi dobbiamo ripopolare il mondo. E come? Qui ci sono solo maschi e nostra sorella. Oh, buongiorno. Ehi, ciao Manny. Wow, che nottata, non indovinerete mai che mi è successo. Vediamo, hai avuto una crisi di sonnambulismo. Oh, no, 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 sono stato rapito da una tribù di bradipini. Era la mia seconda ipotesi. E mi adoravano. Cioè sì, mi hanno buttato in un abisso di lava incandescente, ma mi adoravano. Lo vedi? Stavi sognando. Dai, l'acqua sale più in fretta di quanto noi ci muoviamo. Ma veramente, sono stato rapito e poi mi adoravano. E poi mi ha... Ehi, ragazzi!